Bene, buongiorno e benvenuti a tutti a questo nuovo episodio della EdTouch Webinar Series. Come sapete, questi episodi sono volti sempre a far vedere delle nuove implementazioni per migliorare costantemente le vostre piattaforme di e-learning. E oggi naturalmente non facciamo eccezione, presentiamo sicuramente un prodotto che qualche tempo fa, all'inizio della presentazione, era sicuramente innovativo, oggi è un prodotto consolidato. Ho dimenticato di presentarmi, io sono Andrea Biccio, ho l'abitudine a fare tutte queste webinar, naturalmente mi fa pensare che sia già almeno da alcuni di voi conosciuto. Sono direttore della tecnologia in MediaTouch e cofondatore. Con me oggi c'è un ospite d'eccezione, c'è Massimo Gentili, che è il General Manager di Class per l'EMEA. Come sapete, MediaTouch rappresenta Class per l'Italia ed oggi parleremo di una nuova implementazione di Class che probabilmente alcuni di voi hanno già visto per Zoom qualche mese fa. Oggi Massimo ci aiuterà a descrivere questa implementazione che invece avviene specificatamente per Teams. Sappiamo che Teams è una piattaforma molto utilizzata e vedremo come l'online learning sincrono attraverso Teams, complementato con Class, può dare quegli elementi in più che oggi dei sistemi di videoconferenza standard potrebbero non avere. Detto questo, non aggiungo altro, non voglio rubare il tempo al nostro ospite, quindi cedo volentieri la parola a Massimo, che ringrazio di essere presenti con noi. A te, Massimo. Grazie mille Andrea. Allora, un attimo che condivido il mio schermo. Allora, parliamo di Class for Teams. Dunque, innanzitutto grazie della presentazione Andrea. E per dire solo due parole insomma in più, ecco, grazie Andrea che con MediaTouch, insomma, è un nostro reseller italiano che supporta i nostri clienti italiani. Per quanto mi riguarda, io lavoro sul mercato europeo, Africa, Medio Oriente per Class Technology. Lavoro per Class da oltre 3 anni, considerando che l'azienda ha 3 anni e mezzo, diciamo, di vita. Il mio background è in Education Technologies e supporto università e aziende, su scala globale da oltre 20 anni. Quindi oggi ho l'opportunità appunto di parlarvi un pochino di Class e di presentarvi anche la nuova versione del prodotto che abbiamo lanciato, che è appunto Class per Microsoft Teams. Allora, diciamo che in particolare da dopo la pandemia molte cose sono cambiate. Sono cambiate non solo in Italia, naturalmente, e praticamente abbiamo visto che il modo di fare, diciamo, formazione prende molto più in considerazione la possibilità di realizzare dei programmi con dei modelli di insegnamento-apprendimento ibridi o puramente online. Anche il lavoro stesso da remoto è qualcosa, insomma, che ormai è passato da esperienze, diciamo, più sporadiche. Anche il nostro paese, insomma, è passato ad essere, diciamo, una concreta modalità lavorativa. Quello che è certo è che tutto quello che viene fatto, diciamo, online, non può più prescindere dalla parte sincrona, quindi la possibilità di avere, diciamo, degli strumenti che ci permettono non solo di avere, diciamo, un video, ma di avere un'interazione con quelli che sono, possiamo chiamarli studenti, anche se parliamo di formazione aziendale o studenti, appunto, se parliamo di formazione, per esempio, universitaria. Diciamo che se guardiamo alla situazione, diciamo, di quali sono i modelli cioè, utilizzati al momento, o c'è la formazione in presenza, naturalmente, o la formazione online, nel senso, ognuna di queste due modalità ha dei pro e dei contro. Quella in presenza ha sicuramente il beneficio che riesce ad essere, diciamo, molto interattiva, molto coinvolgente per il discente, appunto, e questo poi comporta diciamo, un maggiore possibilità di successo per quanto riguarda l'apprendimento. Però ovviamente questo ha delle presenta, diciamo, dei contro perché è difficilmente scalabile questo tipo di modello, è molto più costoso, dipende dalla location e anche chi segue questo modello poi dal punto di vista logistico, appunto, organizzarsi diventa complesso. La parte di web conference invece, diciamo, ha dei benefici che riguardano sicuramente la scalabilità, l'accessibilità e, come vedremo, addirittura anche molte funzionalità che rendono l'interattività molto
molto interessante, però spesso viene tacciata di essere poco coinvolgente, naturalmente quando non si usano le tecnologie adeguate. Questo si è visto in particolare durante la pandemia. Quindi utilizzare tecnologie che non sono state studiate per supportare questo tipo di ambienti, ma semplicemente delle tecnologie per la videoconferenza, questo è insufficiente per supportare dei corsi di formazione, delle lezioni. E cosa succede? Cosa abbiamo fatto in classe? In classe, in pratica, abbiamo creato una piattaforma che riunisce i benefici di entrambe le modalità. Quindi Class riesce a supportare sia insegnamenti, sia modelli completamente online, che modelli ibridi, cercando di puntare appunto sulla possibilità anche di replicare in un contesto virtuale quel tipo di dinamiche che portano appunto a interazione e collaborazione che normalmente sono tipiche dei modelli in presenza. Quindi abbiamo creato Class. Class è stata creata 3 anni e mezzo fa, circa appunto nel settembre del 2020. Abbiamo circa 175 dipendenti, è un'azienda americana, ma è presente su scala globale ormai in 75 paesi. Abbiamo oltre 1.500 clienti. Grazie a un'acquisizione che abbiamo fatto circa 1 anno e mezzo fa, abbiamo ampliato ulteriormente il parco clienti e la nostra piattaforma, è usata su scala globale, è usata da. È usata in scuole, è usata in università, è usata anche in aziende. Abbiamo iniziato a fare qualcosa anche qui in Italia. Ci sono, insomma, delle università che già lavorano con noi, che hanno progetti pilota, però ci stiamo ampliando. Per quanto riguarda il mondo aziendale, più che altro in diversi paesi europei abbiamo iniziato già a fare dei progetti molto, molto solidi e vediamo l'implementazione di Class, insomma, in maniera che è estremamente, efficiente. Per fare un passetto indietro, Class è una piattaforma che non abbiamo reinventato la videoconferenza da zero. Quindi quando abbiamo creato Class, abbiamo guardato qual era una piattaforma molto diffusa, molto scalabile, dove potevamo lavorare con l'SDK, quindi con l'architettura e integrarci, e abbiamo selezionato Zoom. Quindi quando Class è stata creata come Class per Zoom, che significa aggiungere moltissime funzionalità per trasformare l'esperienza su Zoom in un'esperienza di aula virtuale. Ora, circa 1 anno e mezzo fa abbiamo iniziato a sviluppare una partnership con Microsoft e abbiamo lanciato recentemente, qualche mese fa, appunto, Class per Microsoft Teams, che è, il focus di oggi. Abbiamo già fatto altri webinar in passato, anche con MediaTouch, abbiamo partecipato a conferenze, quindi abbiamo presentato Class per Zoom. Però oggi focalizzeremo su Class for Teams. Perché questo è importante? Perché fondamentalmente Class assicura lo stesso tipo di esperienze in entrambe le piattaforme, però ci sono clienti, istituzioni, università, aziende che preferiscono utilizzare Teams, altri che preferiscono utilizzare Zoom. Quindi noi lasciamo a loro la scelta dello strumento di videoconferenza e poi trasformiamo la loro videoconferenza in un'esperienza di aula virtuale. Un'esperienza che in breve, insomma, quello che ci riportano anche i nostri clienti, abbiamo molte storie, di successo che condividiamo sul nostro sito, migliora in assoluto il coinvolgimento dei discenti. Quindi, è un'esperienza formativa che sicuramente, aiuta molto ad avere degli ottimi risultati, facilita la collaborazione perché più si collabora e più c'è interazione anche attraverso, per esempio, la possibilità di creare delle breakout rooms, quindi di dividere in gruppi di studio più piccoli o gruppi di lavoro che uno stesso istruttore riesce a gestire online. Ovviamente una gestione che deve essere semplificata perché da parte dell'istruttore, da parte del docente, insomma, non deve essere complesso gestire la tecnologia. Il focus per l'istruttore dovrebbe essere appunto l'insegnamento, quindi deve avere le funzionalità necessarie che permettono un'esperienza al meglio e naturalmente avere una reportistica che si può estrarre da queste esperienze online per motivi amministrativi e didattici. Quindi adesso passeremo a una breve dimostrazione con una simulazione che abbiamo preparato dove vedrete un'interfaccia live, quindi dal vivo, vedrete alcuni video simulati semplicemente perché non volevamo mostrarvi un'aula vuota, ma quello che potrebbe essere l'esperienza con un'aula con studenti. Quindi adesso passeremo, a questo.
Allora, innanzitutto, ecco, sto condividendo ora nel mio schermo, potete vedere, diciamo, un'interfaccia di Class for Teams in maniera standalone, perché è importante, poi dopo lo evidenzierò anche meglio, sapere che Class può essere utilizzata sia come strumento, diciamo, individuale di videoconferenza, ecco, quindi creare le proprie aule, le proprie lezioni, i propri corsi e poi metterli a disposizione appunto degli studenti che si iscriveranno insomma in questi corsi e è possibile creare, ecco qua, potete vedere, schiacciando semplicemente il tasto creare una nuova classe, insomma è possibile crearla e poi diciamo lanciarla per quello che riguarda ecco qui vedete, basta scrivere, insomma, gli si dà il nome, il testo, si decide quando e quante lezioni si faranno e questo può essere integrato naturalmente con dei sistemi di agenda di calendario online. Oppure la forma più semplice è quella di integrarlo con piattaforme di Learning Management System e quindi avere la piattaforma, ad esempio Moodle, di cui MediaTouch è probabilmente il primo partner in italiano sicuramente, un'integrazione con Moodle permette di entrare sui propri corsi su Moodle e lanciare class direttamente da questi corsi. Quindi adesso lanceremo una simulazione che è questa qua. Ecco, ora ci troviamo. Dunque, io ecco, vi saluto semplicemente per farvi vedere che sono dal vivo dentro, come vedete i due video, fra quello che vedete in Zoom e quello che vedete in Class for Teams. Ora, Class for Teams significa che utilizza appunto la videoconferenza di Teams. Quindi un cliente che utilizzi Teams, perché è lo strumento corporativo per la videoconferenza, ecco, noi possiamo integrargli classe e trasformargli, diciamo, l'esperienza. Qui, come vedete, c'è la barra in alto, come normalmente avviene su Teams, dove troverete le funzionalità di Class. Ora, fatemi fare una panoramica in breve. Quindi, in alto, qua a sinistra, vedete dove vedete me stesso, diciamo, quello è il podium dove siede l'istruttore. Sotto di me io avrò in automatico, ecco, posso scrollare, posso vedere la lista, diciamo, degli studenti, cioè o degli istrutt altri istruttori che sono presenti in questa classe. Il tutto viene fatto in automatico. Quindi la validità, l'ID digitale viene convalidato direttamente dal sistema, sia una volta caricati gli studenti o una volta integrati con i corsi che avete nella piattaforma. Però ecco, non dovete perdere tempo in questo, anche perché potete vedere immediatamente quali sono gli assistenti, quali sono gli studenti presenti, ma in fondo potete vedere anche quelli assenti. Perché? Perché questo è un corso strutturato a una serie di lezioni e quindi io posso vedere subito chi c'è e chi non c'è e il sistema me lo dà e poi mi fa estrarre anche questa reportistica. Ora mi muovo qua verso destra e vedo una gallery view dove ho diversi studenti. Naturalmente, qui vedete un certo numero di video che stiamo lavorando per ampliarlo anche più sulla stessa pagina, però insomma si può girare e vederli tutti gli studenti. Allora, in alto cominciamo a vedere le diverse aree di funzionalità, quindi la prima qua in alto a sinistra è la parte di learning, dove vediiamo i learning tools. Se clicco qua, vediamo che sotto la mia immagine, si sono aperti i learning tools. Quindi qua, l'istruttore, che io sono dentro ora diciamo in questa sessione come istruttore, ma lo studente avrà lo stesso tipo di layout. Naturalmente lo studente, il docente non potrà avere accesso ai learning tools perché solo il docente, solo l'istruttore potrà avere questo tipo di accesso. Ora, qui io troverò veramente one click away direttamente ciò di cui ho bisogno. Per esempio, posso caricare dei file direttamente sulla piattaforma, quindi non ho bisogno di condividere il mio schermo e poi posso decidere di lanciarli. Ora, adesso l'ho lanciato e come vedete mi si è aperto un altro tab in alto dove c'è scritto Syllabus, e posso utilizzare tutto quanto lo spazio che ho a disposizione per condividere un documento, ma allo stesso tempo, sempre in alto dove vedete il logo di Class, fianco al mio video, se io lo clicco, posso tornare subito praticamente a vedere tutti quanti gli studenti. Questo è una delle cose, lo stesso che fa la differenza con praticamente tutte le altre aree virtuali, perché qui abbiamo la possibilità ogni volta che lanciamo un'attività, un qualcosa con cui collaboriamo o condividiamo un documento, mi si aprono
dei tab. Quindi è possibile per me navigare e navigare, far navigare gli studenti con me. Ora, addirittura io posso tenere anche una prima fila, diciamo, di studenti, cioè una prima fila. Quando io sto in un'aula in presenza, posso, parlare, presentare, parlare con tutti. Poi magari c'è anche un altro istruttore come me, qualcuno che normalmente siede accanto a me perché deve essere visibile. Quindi io potrei avere qua in alto a destra, posso decidere come organizzarli. Quindi potrei avere front room, appunto, gli istruttori, oppure potrei avere qualcuno come, col ruolo di presentatore. Quindi potrei mettere come presentatore un paio, per esempio, degli studenti perché devono condividere qualcosa con il resto della classe, diciamo, presentano e in tempo reale io li posso vedere sempre qui sullo schermo, tutti li possono vedere e allo stesso tempo possono condividere materiale. Questo è importante perché nessuno sta condividendo il proprio schermo. Perché condividere lo schermo, come sto facendo io adesso, è qualcosa di estremamente passivo, cioè voi potete vedere solo quello che faccio, ma non potete interagire con me. Quando si parla di un'aula in cui si fa una lezione, si fa formazione, ci deve essere interazione. Il materiale normalmente, cioè, si carica nell'aula virtuale, in un'area apposita, o addirittura può essere integrata dove tenete il materiale o nel corso che avete già creato sulla vostra piattaforma. Quindi in questo senso io riesco a lanciare materiale. Il materiale ora qui in alto c'è una funzionalità che si chiama Collaborate, appunto. Integriamo Class for Teams anche con, per esempio, Microsoft OneDrive. Quindi io se tengo il materiale su Microsoft OneDrive potrei tenerlo lì e in questo modo, diciamo, caricarlo, vederlo e lanciarlo. Ho sempre il bottone per lanciarlo e lo posso lanciare in qualsiasi, diciamo, sessione. Quindi io mi preparo il materiale prima di fare la sessione. Potrei avere anche dei video da lanciare, potrei avere delle web pages e mi posso precaricare tutto quanto, preparare tutto. Quando voglio e lì a mia disposizione, diciamo, come docente. Il che significa, per esempio, ecco, se faccio un video, normalmente chi usa strumenti di videoconferenza, anche chi usa solo Teams o Zoom, normalmente finisce per condividere il proprio schermo e quindi lo fa anche se deve condividere un video, il che fa scendere di molto la qualità del video e ci sono problemi di connessione, di bandwidth, perché dipende poi gli studenti. Come sono collegati. Qui invece abbiamo un'integrazione, per esempio, con YouTube, ci abbiamo anche con video e stiamo ampliando. Quindi, quando lanciamo un video, possiamo decidere noi se vogliamo che l'istruttore, appunto, decida quando va in play, in pausa e tutto quanto, oppure dare agli studenti individualmente se voglio che facciano un corso localmente e poi interagiscano con me. Però, se io lancio qualcosa, io ora potrei togliere la prima. Anche la prima linea, il video viene, diciamo, condiviso con il resto della classe e se vado in play, praticamente va in play per tutti allo stesso tempo. Se metto pausa e poi sposto il video dove, diciamo, dove voglio, questo verrà fatto in maniera estremamente perfettamente sincronizzata per tutti quanti gli studenti. Quindi è possibile, ecco, fare questo tipo di condivisione e di gestione del materiale. Ora, tornando ai learning tools, ecco, come vedete, ho aperto altro materiale, ho aperto un video, ho aperto contenuti e questo mi permette di, posso anche chiudere un tab che non mi serve, lo studente non lo può chiudere, il docente lo può chiudere. Quindi è importante perché è sempre il docente a gestire la lezione. Ora, fra le varie cose che io posso fare qua, oltre a condividere materiale, potrei fare anche un quiz, un test online. Perché è importante? È importante, ora non è che sto dicendo che ci si fa un esame finale di certificazione dove magari lo si vuole fare in presenza, però in particolare per le attività di ogni giorno, dove un docente può voler verificare appunto a che punto stanno i propri studenti. Normalmente oggi se lo si fa online, si dice allo studente: ok, vai sulla piattaforma e fa, ma non c'è nessun modo di controllare l'identità dello studente. Che lui non imbrogli, per esempio, guardando qualcos'altro. Per farlo c'è bisogno di integrare delle tecnologie per il proctoring, che non solo sono costose, ma sono anche difficili da gestire. Invece Clustal ha integrato una proctor view direttamente qua. Quindi, per esempio, io mi preparo dei quiz che posso importare oppure creare direttamente
dentro la piattaforma perché c'è un generatore appunto di quiz su cui posso lavorare e mi creo anche una banca dati interna. Ma quello interessante è che quando lo lancio io potrò vedere la pagina qua. Ora, quando in alto clicco sul logo di class, vedo tutti gli studenti, giusto? Quindi quando clicco in un documento che ho condiviso con tutta la classe, tutti vedranno questo tab, tutti vedranno il link del video, ma quando lancio un quiz, ognuno sarà in grado di vedere solo il suo proprio tab. Quindi voi adesso vedete il mio perché io sto condividendo il mio schermo naturalmente per questa dimostrazione, ma posso fare anche qui rispondere a questo quiz. E nessuno sarà in grado di vedere quello che fanno gli altri, ognuno sarà in grado di vedere solo il proprio. Poi alla fine, quando ho terminato, potrò inviarlo. Ora la domanda è: sì, va bene, ma come facciamo a controllare appunto l'identità dello studente? Via dicendo, no, l'identità dello studente viene verificata, ma io posso lanciare la Proctor View, quindi posso selezionare gli studenti che voglio che facciano questo test e quando la lancio. Praticamente è questo che vedrò. Ora, questa è una simulazione, quindi la potremo fare poi successivamente dal vivo per farvi vedere il prossimo step. Però in pratica vedete che qui vi compare nella pagina il video dello studente e a fianco la possibilità di condividere completamente il proprio schermo da parte dello studente che deve sempre accettare. Questo tipo di, diciamo, di piattaforma è assolutamente in linea con i requisiti della GDPR europea, quindi non c'è intrusione né con la videocamera, non c'è intrusione nel computer diciamo, dello studente, assolutamente, ma è solo una condivisione della vista, diciamo, del proprio desktop. Quindi in quel modo io sarò in grado di vedere esattamente quello che fa, come se fossi in un'aula fisica e passassi per i banchi e mi assicurassi che ognuno fa il proprio compito senza utilizzare, per esempio, uno smartphone per cercare le informazioni o cose di questo genere. Quindi è possibile fare questo tipo di attività. Finito il proctoring, poi ovviamente lo chiudo. Quando uno studente ha terminato l'esame lo può inviare. Ora, in base a come è fatto il settaggio appunto di Class for Teams, potremo trovare qua a fianco, vedete, oltre al course content c'è un class management, potremo trovare un gradebook, quindi un registro di voti online di cui si può fare il setup e si possono avere i voti per ogni singolo studente e ogni studente poi potrà accedere alla sua visualizzazione dei propri voti, oppure se lo abbiamo integrato con una piattaforma di Learning Management System, come ad esempio Moodle, sarà possibile utilizzare appunto il registro di Moodle per avere, diciamo, una gestione integrata di tutta quanta, l'esperienza. Ecco, questo per quanto riguarda un po', insomma, la possibilità di fare anche dei corsi, dei quiz, appunto online con una certa professionalità, appunto, perché si può vedere appunto chi lo fa, la validità della propria identità e anche vedere esattamente cosa combina ogni studente, insomma, quando fa questa cosa. Ora, qui siamo passati al Proctor View e allora un'altra funzionalità, insomma, quelle che mi interessava farvi vedere in questo poco tempo è la possibilità di dividere gli studenti. Allora, io qui ho tutti gli studenti, posso vedere la lista degli studenti che ho qui, cioè ho 32 studenti per esempio, ho una funzionalità di breakout rooms che mi permette di dividerli automaticamente o manualmente in gruppi di lavoro. Allora, quando lancio le breakout rooms, praticamente mi si apre un altro tab dove posso vedere gli studenti con una dashboard. Quindi io sono il docente, quindi vedo gli studenti che sono in ogni gruppo, ma ogni gruppo è come se fossi in un'aula fisica separata, quindi non vede gli altri. Ma quello che è interessante è che all'interno di ogni breakout room possono utilizzare le funzioni avanzate che possiamo avere nel Learning Tool, per esempio. Quindi posso scegliere qui nel Learning Tools cosa far fare, cioè potrei selezionare per esempio un quiz da far fare solo a un gruppo, un altro gruppo potrebbe lavorare in tempo reale su un documento che voglio, insomma, che compilino, un altro può guardare un video e poi discutere di questa cosa, ma per me è semplice riuscire a, posso aprire una chat con ognuna di questo, entrare e uscire diciamo, da queste aule, io o altri istruttori che sono con me e gestire tutto in maniera, diciamo, molto, molto fluida. Poi nel momento in cui io diciamo, ho terminato, potrò diciamo, chiudere diciamo, queste breakout rooms e naturalmente
tornare, diciamo, alla funzionalità principale. Ora, queste funzionalità, insomma, che vi sto facendo vedere, ecco, è che ce ne sono molteplici. Anche la parte collaborativa, abbiamo integrato una whiteboard, per esempio, cioè la possibilità di utilizzare in tempo reale una whiteboard dove si può scrivere, dove si possono mettere anche dei file in PDF, dove si può collaborare in gruppo individualmente. Posso crearle e poi creare una library di queste whiteboard. Quindi, se creo una whiteboard, come sto facendo adesso, per esempio, la chiamo test, posso dare la possibilità o meno agli studenti, una whiteboard di gruppo oppure individuale, ci sono varie, diciamo, prerogative, ognuno può presentare qui oppure solo gli istruttori possono presentare, io posso salvarla e lanciarla. Quindi quando la lancio, ecco qui ho sempre questa pallina che posso facilmente spostare. Ora mi si apre una whiteboard dove posso disegnare, dove posso scrivere, dove posso qui aggiungere, se voglio, anche un PDF, per esempio. E posso aprire il PDF qua, quindi in tempo reale posso caricare, vedere, interagire con gli studenti e diciamo una volta che ho fatto questo, ecco quindi posso aggiungere, insomma, posso fare quello che voglio e posso interagire con gli altri studenti su questa attività specifica. Poi posso chiuderla e salvarla praticamente. Salvarla significa che anche nella prossima lezione, quando apriamo, io potrei continuare da dove eravamo rimasti praticamente. Quindi la cosa interessante è che ogni volta che lanciate diciamo un'aula virtuale ecco, avete qui per esempio questo corso con questo numero di studenti, con un certo tipo di materiale, insomma, che volete trattare direttamente diciamo, per questo corso che dura una settimana, 6 settimane, un anno. L'importante è che ogni volta che lanciate è come se l'istruttore avesse le chiavi virtuali della stessa aula, il che significa che ritroverete le informazioni, ritroverete il materiale, quindi potrete continuare da dove siete. Poi abbiamo lanciato anche dei template per replicare questi corsi nei corsi successivi, ma è interessante vedere, per esempio, che quando vado qua sul Learning Tools, sul Class Management, io potrei lanciare una dashboard che mi dà la possibilità di estrarre le statistiche, quindi potrei vedere esattamente, per esempio, in questa sessione o in quelle precedenti, potrei avere, insomma, diverso tipo di reportistica, potrei vedere quanto si è parlato, chi ha parlato di più, di meno, potrei vedere a livello individuale ogni studente. E potrei vedere quanto ha partecipato, quanto ha focalizzato, anche il focus time è la presente quanto tempo uno studente è focalizzato su class, il che significa, per esempio, anche questo non è intrusivo affatto, ma se voi avete 50 studenti online in un corso e vedete il loro video, questo non significa che stiano prestando attenzione, ma potrebbero anche star leggendo il giornale qualcuno magari e semplicemente fa presenza. Ora qui il focus time mi dà, cioè nel momento in cui clicca fuori class, anche se io vedo il video, il tempo di focus si ferma, solo quando clicca di nuovo in class continua ad andare avanti, quindi alla fine riesco a sapere anche se mi seguono o non mi seguono. Questo per il docente è importante, perché se sono in pochi a non seguirlo potrebbe essere fisiologico, ma se sono in molti c'è qualcosa che non va, o bisogna ricordare agli studenti, insomma, di seguire, perché poi questo magari si vedrà nei risultati. Ecco, però è possibile tirar fuori una reportistica, diciamo, molto dettagliata su quello che viene fatto. Ora, ovviamente la cosa migliore è provarlo, giusto? Perché solo provarlo riuscite a capire bene la differenza, che le funzionalità, diciamo, sono molte. Noi continuiamo a svilupparlo, stiamo inserendo anche una parte di intelligenza artificiale, che sarà così, per esempio, se uno arriva un po' tardi al corso, arriva 10 minuti in ritardo, allora può chiedere all'intelligenza artificiale di fargli un breve riassunto di quello che hanno già iniziato a parlare, può leggerselo, oppure alla fine della lezione sarà possibile addirittura fare domande relative a ciò di cui si è parlato e quindi trovare anche i riferimenti. Questo semplicemente per darvi un'idea di quello che stiamo facendo per sviluppare anche l'intelligenza artificiale a beneficio diciamo, di un maggiore, diciamo, coinvolgimento, di riuscire ad avere un maggior supporto per gli studenti che seguono le lezioni. Ecco, io a questo punto, diciamo, questo era solo per darvi una panoramica, naturalmente, di Class for Teams, che appunto vi ricordo, se avete già utilizzate Microsoft Teams o avete intenzione di acquistarlo, insomma, ecco,
Class è una licenza separata, una piattaforma separata che noi integriamo in maniera molto semplice. Un'altra cosa che mi premeva farvi vedere era questo. Ora ve lo farò vedere solo gli slide, naturalmente. Ecco, il fatto che appunto Class si integra con queste piattaforme di Learning Management System, che sono, diciamo, fra le più usate e comuni sia in ambito universitario, ma anche education, quindi ma sia in ambito anche aziendale, sono molto diffuse. Quindi la possibilità di integrarlo significa che noi possiamo caricare direttamente, cioè voi avete creato un corso, per esempio, in Moodle, potete aprire il corso direttamente nell'aula virtuale. Quindi attività che fino ad ora sono state solo asincrone, praticamente, le potete trasformare in sincrone e praticamente utilizzare tutti i benefici che avete già nella piattaforma, di ciò che avete creato, ma utilizzarli in tempo reale. E quindi avere un single sign-on, quindi lo stesso studente che entra nella piattaforma, se lui sta in 20 corsi differenti, in ogni corso troverà l'aula virtuale integrata, troverà poi le sessioni registrate, quindi potrà accedere, ovviamente se il docente le mette a disposizione. Abbiamo un single sign-on, ovviamente, quindi le stesse credenziali, e il tutto per facilitare, diciamo, la gestione di questi corsi. Quindi lasciamo a voi decidere se Class può fare la differenza o meno. Qui in questa slide abbiamo semplicemente messo quelli che sono, diciamo, gli aspetti positivi, alcuni degli aspetti positivi che i clienti, insomma, ci riportano, perché noi è molto importante ascoltare, insomma, quello che ci dicono e poi migliorare sempre di più. Il fatto che sia estremamente user-friendly, appunto, è semplice da utilizzare, dove trovare le funzionalità e utilizzarle, è facile da per collaborare e avere funzionalità appunto di apprendimento avanzato che favorisce appunto diciamo, un coinvolgimento dello studente in prima persona. E più lo studente riesce a essere coinvolto nelle attività online o ibride, che si voglia, e più ci sono chance che abbia dei risultati, diciamo, migliori. Quindi questo è quello che facciamo in class. Cercate di stare, insomma, nei tempi. Quindi qui mi fermo. E ripasso la parola magari ad Andrea se ci sono domande. Grazie. Benissimo, grazie mille Massimo per questa esauriente presentazione. Io credo che sia stato fatto un notevole passo avanti rispetto alla classica videoconferenza, con tutti i suoi vantaggi, ma anche, come tu hai sottolineato, gli svantaggi. E credo che sia stata molto chiara anche l'ampio numero di possibilità che ci sono. Per poter creare una vera interattività ed avere comunque una visione della classe così come se si fosse in presenza, senza però naturalmente esserlo. Quindi io ti ringrazio moltissimo. Direi che a questo punto possiamo aprire le domande e le risposte. E c'è una prima domanda: la registrazione sarà disponibile on demand? Se ci riferiamo, questo penso di poter rispondere io, se si riferisce alla registrazione del webinar, sarà disponibile una volta che sarà stato pubblicato sul nostro canale YouTube, ci sono tutti i webinar e ci sarà naturalmente anche questo. Poi abbiamo Gianluca Finito, che saluto. I partecipanti possono mettere la webcam dell'interprete della lingua dei segni in primo piano? Eventualmente possono modificare la visualizzazione da orizzontale a verticale? Questa è una domanda per Massimo. Allora, sì, è possibile appunto gestire, muovere, addirittura aggiungere telecamere aggiuntive, sì, quella per la lingua dei segni, per esempio, o anche se si vuole puntare la telecamera su, per esempio, qualcuno che fa formazione aziendale dove deve far vedere fisicamente, mette le mani su un oggetto, deve far vedere come si monta o si smonta. Quindi è possibile semplicemente puntare un'altra telecamera. Anche un semplice smartphone, praticamente, su cosa si vuole appunto trasmettere all'interno dell'aula virtuale, e questo viene gestito nella maniera più ottimale da parte del docente, quindi c'è molta flessibilità. Al momento, allora, per quanto riguarda la parte verticale, significa, cioè, non so se si sta riferendo appunto a gestire tutta quanta la parte video. Diciamo che stiamo lavorando anche in quel senso. Al momento, però, è importante, credo, sapere che non è necessario, ad esempio, scaricare nulla, nel senso,
Quando avevamo lanciato Class for Zoom, bisognava installare un'app e poi lanciarla. Poi abbiamo lanciato la versione web. Vediamo che i nostri clienti ci chiedono sempre di più di non dover installare nulla. Ora, tutto quello che vi ho fatto vedere viene lanciato direttamente al web, quindi anche tutta la parte video, tutto quanto viene gestito direttamente come web link. Quindi non c'è nulla diciamo, da installare in questo senso. E volevo aggiungere anche un'altra cosa, Andrea. Non so se la prima domanda si riferiva anche alle registrazioni di classe, però nel caso ci fosse Certo. interesse a sapere, può essere nel cloud. Allora, ci sono due opzioni. Sì, diciamo, è installato in un cloud, naturalmente, cioè lì c'è la sessione archiviata, okay? Naturalmente c'è il link per aprirla. Ma è possibile anche scaricarla e quindi se il cliente utilizza un suo repositorio per i video e vuole utilizzare quello, la sessione archiviata della sessione class può essere messa anche localmente lì e cancellata dal cloud. Quindi c'è assolutamente piena flessibilità. Benissimo, abbiamo Roberto che chiede qual è il numero massimo di studenti collegati. Allora, quindi qui parliamo di studenti, quello che chiamano in inglese concurrent users, quindi il stesso numero di studenti in un'aula. Diciamo che noi la diamo certificata Class for Teams per 100 studenti concorrenti, quindi questo si fa. Ora posso dire come esperienza personale ho visto anche più utenti, ok? Però al momento è certificata per 100 utenti concorrenti. Benissimo. Una cosa solo, Andrea. Questo significa che comunque potete avere più sessioni in parallelo, nel senso, quindi parliamo di una unica sessione, ma ovviamente possono essere più sessioni in parallelo con un numero variabile di studenti. Quindi io mi riferivo solo alla sessione singola. Molto bene. Massimo ci chiede, se vuole sapere se i report sono utilizzabili per la formazione finanziata. Cioè, secondo noi sì, considerate che i report sono basati sui server log, quindi ci sono nostri clienti che lo utilizzano appunto per fare la fatturazione ai loro clienti, perché possono vedere esattamente chi c'era, chi non c'era, quanto c'è stato su ogni sessione, quindi quello ha una validità, diciamo, se la validità legale è data dai server log, allora questo tipo di reportistica è basata sui server log. Dunque, Alberto chiede se ho documenti nel corso in Moodle, come li passo a class? Allora, non c'è bisogno, diciamo, di passarli fisicamente. Ora, purtroppo non abbiamo molto altro tempo oggi, però lieto di organizzare con MediaTouch anche dei follow-up. Il fatto è che no, nel momento in cui li avete già messi su Moodle, integrando, noi facciamo due tipi di integrazione. Uno che è, diciamo, integrazione semplice, LTI, che è il single sign-on. Quindi ci sono solo le credenziali, va bene? Quindi si lancia class. Ma c'è un tipo di integrazione che chiamiamo l'integrazione profonda, per cui è possibile, dove io vi facevo vedere i learning tools, che sono i learning tools appunto con tutte le funzionalità che sono su class come prodotto separato, ora lì quella è l'area in cui vedrete invece il corso che avete montato. Ora voglio solo farvi vedere questo qui. Ecco, questo qui di slide. Ora vedete qui nella parte, appunto, vedete in questo screenshot Learning Tools sotto c'è il course content che si è aperto. Quindi praticamente ora lì è in inglese, ma se ce l'avete in italiano, ovviamente lo mostra in italiano. Ci sono le unità, i moduli del corso che è stato creato, per esempio, creato in Moodle. Okay? E quindi quando cliccate, la visualizzazione avverrà nell'area di contenuto della. Quindi noi, diciamo, a livello di System Administrator si fa questa integrazione. Il docente lo trova estremamente semplificato il processo perché deve solo cliccare direttamente dentro l'aula, troverà quello che normalmente trova in maniera asincrona sulla piattaforma LMS. Molto bene, Marzia, saluto anche Marzia, che ci segue sempre in questi webinar, e ci chiede se è implementabile anche su Total Learning e se è possibile l'utilizzo da mobile. Su Total Learning la risposta è sì, quindi questo gli rispondo, naturalmente in maniera affermativa. Sul mobile lascio a Massimo. Allora, su mobile ci riferiamo ai tablet? Sì, il tablet è estremamente supportato. Se ci riferiamo ai smartphone? Sì, anche l'esperienza su smartphone ora è supportata a un livello, diciamo, sufficiente di esperienza, anche se noi comunque
Per seguire un corso raccomandiamo di avere almeno 10 pollici, insomma, di schermo, quindi un tablet. Però abbiamo nostri clienti che utilizzano in molti paesi dove ci sono studenti che preferiscono di gran lunga utilizzare solo lo smartphone, quindi noi supportiamo anche lo smartphone e stiamo anche migliorando la possibilità di fare sempre più cose anche sull'esperienza mobile. Però sì, la risposta è sì. Bene, grazie ancora a queste domande. Silvestro ci chiede: esiste il prodotto in versione on-premise? Qui la domanda, la risposta purtroppo è no, nel senso se No. on-premise significa installato localmente, no, non è possibile. È un'architettura complessa basata sul cloud, quindi esiste solo come accesso e prodotto cloud. Questo sì. Molto bene. Anche Poi sia che supportiamo Class for Microsoft Teams, ossia se avete Class for Zoom, per esempio, perché sappiamo che Zoom dà anche queste opzioni molto costose di avere anche la possibilità on-premises. Class può integrarsi con Zoom, anche se Zoom è on premises, ma Class resta sul cloud, sia per Class for Teams sia per Class for Zoom. allora, poi il limite delle persone l'abbiamo già detto e che il livello di integrazione previsto con Moodle, anche questo è stato già ampiamente trattato. Ma c'è un'altra domanda e chiede se il contenuto della lavagna è scaricabile dagli studenti, la possibilità ad esempio di scaricare mappe mentali utilizzate durante la lezione del docente. Sì, ci sono dei file che possono essere scaricati, che possono essere messi a disposizione attraverso l'aula, quindi lo studente può entrare nell'aula, ossia normalmente lo studente entra nell'aula su quando l'aula è aperta, quindi con il docente dentro. Se però entrasse senza docente, ovviamente non potrebbe vedere neanche gli altri interagire, ma potrebbe accedere all'area appunto dove ci sono i file che possono essere messi a disposizione per scaricarseli. Diciamo che si è dimenticato di scaricarseli, quindi se li può andare a scaricare anche da lì. Molto bene, abbiamo l'ultima domanda, se non ne compaiono nel frattempo delle altre, mi sembra che la sessione abbia suscitato notevole interesse, le domande in genere sono sempre un buon indicatore di questo interesse. Roberto ci chiede se la registrazione della sessione di formazione è abilitabile solo dal docente, un allievo si vuole gar una garanzia che l'allievo non possa attivare la registrazione autonoma. Perché dice c'è chi ci prova per replicare n volte la sessione di un interaziendale all'interno della propria organizzazione. Cioè, gli studenti, non importa l'età, diventano sempre più furbi, Sì, quindi sì, sì. negli anni. No, allora, quello che posso dire è che ci sono delle tipologie diverse di accesso, con diversi privilegi di accesso. Quindi, se si accede come istruttore, si può registrare, ovviamente, si ha il diritto, la possibilità, insomma, di registrare o meno la sessione. Se si accede come studente, non si ha neanche la funzionalità, ecco, quindi non può gestire questo tipo di funzionalità. Molto bene, grazie Massimo di queste esaurienti e precise risposte. Non ci sono al momento altre domande, aspettiamo ancora qualche secondo nel caso, ecco, Roberto ci ringrazia e ci fa i complimenti che trasferisco naturalmente a Massimo perché lui che è stato l'artefice, io soltanto ho fatto la testa e la coda, quindi ho una visione, diciamo, una Grazie. funzione essenzialmente di presentazione. Grazie ancora ai partecipanti, grazie a Massimo e sperando che tutti abbiano risposto al questionario. Vi diamo appuntamento al mese prossimo per un nuovo episodio di MediaTouch Webinar Series. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.